Dunque, il discorso appunto, noi facciamo questi programmi di maternità surrogata che vengono effettuati a Kiev, in quanto a Kiev in Ucraina è tutto assolutamente legalizzato, nel senso che il programma di maternità surrogato è legalmente riconosciuto, quindi ci sono dei contratti legali firmati dallo Stato e timbrati da un notaio, in quanto appunto viene riconosciuta questa opportunità a persone che non sono in grado di portare avanti una gravidanza. Per poter però accedere a questo programma ci sono due condizioni necessarie, e sono quello di essere legalmente sposati e che uno dei due genitori, quindi in questo caso lei o suo marito, metta il proprio materiale biologico. Quindi se lei, io non so qual è il suo problema. Sì, in realtà è mio marito. Come, mi In scusi? realtà è Ok, quindi all'inizio dovremmo ricorrere a una spermidonazione. Però noi in questo caso dovremmo per forza utilizzare i suoi ovociti. Lei quanti anni ha, mi scusi? 28, scusi. Ah, ok, quindi se vuoi possiamo darci anche del tu, che sei giovanissima, che Grazie. così diventa anche più, Più io sono un pochino semplice. più grande, ma insomma è anche più semplice parlare. Quindi in questo caso, essendo giovanissima, non penso che avremo problemi a recuperare un buon numero di tuoi ovociti, e dopodiché facciamo l'inseminazione, quindi l'ICSI, con gli spermatozoi di un donatore e i suoi ovociti, e vengono poi trasferiti nell'utero di una donna portatrice. Una domanda: come mai vorresti fare la surrogata? Hai avuto problemi? Hai problemi all'utero? Sei stata Sì, operata? no, ho dei problemi però all'utero, quindi Ok, non preferirei. ok. Sì, no, no, appunto, quindi al limite mi servirà poi una certificazione, insomma un'attestazione che mi spiega un attimino il problema per il quale non potresti portare avanti questa gravidanza. E dopodiché, appunto, dimmi, c'hai No, qualche no, domanda? no, sì, volevo capire come funzionava proprio. Quindi a questo punto noi facciamo la coltura degli embrioni fino al quinto giorno, quindi le portiamo allo stadio di blastocisti, perché è molto, molto importante la differenziazione di arrivare a questo punto della crescita e non, come viene fatto in Italia, ad embrioni in seconda o in terza giornata, perché praticamente la blastocisti è l'embrione in quinto giorno e sarebbe quella come fisiologicamente vada ad inviarsi in un rapporto normale a livello dell'utero, perché appunto la fecondazione avviene nelle tube, dopodiché appunto l'embrione fecondato scende lungo le tube e arriva ad annidarsi in utero intorno alla quinta giornata. Quindi noi cerchiamo di rispettare questo periodo, che è quello migliore. E gli embrioni appunto che arrivano in quinta giornata poi hanno superato lo step della terza giornata, che è quella dove c'è il più grosso cambiamento. Quindi magari in terza giornata noi, da tutti gli ovociti fecondati, abbiamo, che ne so, 8 embrioni. In quarta giornata di questi embrioni, di 8, magari ne abbiamo 4, ma perché c'è proprio questo livello, questo step di crescita, però quelli che arrivano poi in quinta giornata sono quelli che potenzialmente hanno proprio tutte le energie e le capacità di attecchirsi e poter arrivare poi ad essere realmente un bambino. Per quanto riguarda come funziona il programma, appunto si deve fare un primo viaggio a Kiev, con una visita dove appunto noi richiediamo assolutissimamente la visita di controllo, in quanto i protocolli di stimolazione sono fatti sia, quindi in questo caso per te, sia per la produzione degli ovociti, sia per la preparazione dell'utero, sono fatti assolutamente in modo personale, quindi noi non abbiamo, come magari in alcune cliniche propongono, senza neanche la prima visita, mandare la tua sono ormoni, noi preferiamo assolutamente farlo in modo personale. Potrete poi, nell'occasione del primo viaggio, sceglierete un donatore di sperma tramite fotografia, perché possiamo vederli tramite fotografia. E da lì poi, dopo circa un mese e mezzo, che è il tempo in cui tu sei pronta per il pick-up e intanto ti allineiamo una madre, dovrete ritornare su, farai il pick-up, prendiamo il seme del donatore,
vengono a questo punto fatta l'ICSI, viene fatta l'ICSI e inserite poi nell'utero della madre. Ma è la madre come, cioè l'utero in affitto come si sceglie? Cioè nel senso no, che... l'utero in affitto nel senso che tu non è che puoi scegliere. Ah, ok, la donna, siete voi che scegli. Esatto, che... perché praticamente vengono tutte testate, viene fatta tutta una serie di test psicoattitudinali, mm-hmm. cioè poi devono avere delle caratteristiche, cioè tra queste devono avere meno di 35 anni mm-hmm. e avere già un figlio, questo appunto per testare che il... che non ci siano problemi genetici. Ecco, esatto. No, a parte i problemi genetici che a tutti viene fatta la mappatura genetica, ma che proprio fisicamente siano in grado di portare avanti una gravidanza. E poi appunto in base a quella che è pronta per quando tu dovrai fare il pick-up, sarà quella scelta. Quindi se poi in realtà la madre è bionda, mora, alta o bassa, non ci interessa, che al momento che dobbiamo fare il transfer degli embrioni abbia l'utero e l'endometrio preparato ad hoc per il trasferimento. E quindi tutto quindi in quanto tempo? Dal momento che noi si parte per la prima visita in circa un mese e mezzo, mm-hmm. che è il tempo necessario per la stimolazione ormonale e per l'allineamento con la madre. Senti, ti faccio ancora una domanda. A parte il costo e poi come faccio poi, come porterò poi mio figlio in Italia? Allora, per quanto riguarda il portare poi i bimbi in Italia, allora, in questo lasso di tempo tu potrai andare ogni qualvolta, quindi nei 9 mesi di tempo, mm-hmm. ogni qualvolta tu vorrai o potrai andare a Kiev sia per visitare la madre, sia per assistere magari alle ecografie, eccetera. Mm-hmm. Poi al momento della data del parto, della data presunta del parto, circa, poi dipende se è un parto gemellare o un parto singolo, dovrai andare su circa una settimana prima della data presunta, in modo che siamo sicuri che al momento del parto tu sei lì, la madre partorisce in una clinica che è stata appositamente, cioè della quale noi ci serviamo, mm-hmm. Sono stati presi gli accordi, in modo che è più semplice, puoi avere tutta la documentazione, lei al momento del parto firma l'ultima parte del contratto dove poi lei quindi rinuncia ai bambini, mm-hmm. non li scrive il proprio nome e prende l'ultima parte dei soldi e con questo documento poi andiamo nel comune di Kiev, mm-hmm. va bene? Quindi tu e tuo marito del comune di Kiev e verrà stilato un certificato di nascita proprio a nome tuo e di tuo marito e dei bimbi, quindi sul certificato di nascita siete tu e tuo marito, non esiste mm-hmm. nessun'altra terza persona. Perché comunque in Ucraina questa maternità surrogata è illegale, mentre invece in Italia non no, è. No, però il fatto è che poi non c'è nessun problema. In cioè come se io avessi partorito io a Kiev. Esatto, esatto, okay. Tranquillamente. Okay. Il costo? Allora, il costo dipende dal pacchetto che si può accedere e si parte comunque da un minimo di 24.000 euro mm-hmm. per un tentativo ad un massimo di 30.000 euro per un numero illimitato di tentativi, cioè fino a che non si riesce a raggiungere il bambino, in poche parole. In questi pacchetti, in tutti quanti, poi c'è un tentativo, due tentativi, oppure si può, poi è il dottore in base alla situazione anche ormonale che dà l'accesso, vuol dire su quella 30.000 euro non tutti possono accedere, nel senso che poi se noi abbiamo una situazione, nel tuo caso voscitaria, che non ci permette di auspicare che è inutile tentare 100 volte mm-hmm. quando poi non arriviamo a niente, quindi magari facciamo il pacchetto quello più economico, uno o due tentativi. Comunque in ogni caso in tutti i pacchetti è compreso tutto quanto, quindi vitto, alloggio, l'interprete, le visite mediche, i trasferimenti all'interno fino alla clinica, dall'aeroporto, i farmaci per te, il donatore, tutto quello che ti viene in mente, quindi mm-hmm. la tutela legale, l'andare poi a preparare i documenti per il rientro, andare poi all'ambasciata, quindi tutto quanto, ad esclusione dei voli aerei. Ok, quindi vabbè, il viaggio è a carico mio. Quindi i voli aerei
Dopodiché, quando tu al momento che scendi dall'aeroporto, troverete un uomo di fiducia con i vostri nomi e cognomi, quindi verrete presi in carico da questa persona e accompagnati alla nostra villa. Noi abbiamo preso due ville dove ospitare le persone perché poi distribuirle se no nei vari alberghi diventava, siccome Kiev è molto grande, anche caotica sinceramente, diventava impossibile riuscire a gestire le coppie sparse, quindi abbiamo preso due case sicuramente anche molto belle, dove le coppie vengono alloggiate, poi in modo che c'è anche possibilità di conoscere le altre persone, anche molto carine. Ti chiedo una cosa, è una pratica sicura, cioè voi lo fate, ma proprio un dato, una curiosità mia, quante coppie, cioè quanta... Allora, sono nati circa 400 bambini con questo Ah, sistema. ok.